Ciao ragazze, bentornate sempre su Mondo Cosmetic. Oggi nuova recensione e parliamo di uno dei marchi più amati del low cost, soprattutto per quanto riguarda le catene di distribuzione di facile reperibilità. Quindi parliamo della Chen. Eccolo qua. Allora ragazzi, voi se avete visto i miei video precedenti, ho fatto tempo fa delle review di alcuni prodotti di make-up e insomma dei prodotti della Shein che prevalentemente mi piacciono, ma già quelle recensioni passate avevo fatto la recensione di un altro tipo di mascara. Oggi appunto parliamo, non l'ho detto, del mascara All in One Lash Booster volume e praticamente in curvatura, praticamente la curva alle scie, non mi viene il termine, vabbè, mi perdonerete. Comunque, avevo già fatto la recensione di appunto altri prodotti e mi erano piaciuti, tra cui tipo gli ombrettini, che magari poi vi devo fare un'altra recensione di un altro prodotto, qualche rossetto, un fondotinta e appunto un mascara. Ed era il prodotto che avevo bocciato in assoluto perché proprio non mi piaceva e non mi è mai piaciuto quel prodotto, insomma, della Shein. E così, quando sono andata qualche tempo fa nel supermercato, ho visto di nuovo lo stand dei prodotti della Shein, perché sapete che il make-up alla Shein non c'è, cioè della Shein alla Lidl non c'è sempre. E quando praticamente c'è il rifornimento di questo tipo di prodotti, vanno subito a ruba, perché i prezzi sono bassissimi. E niente, quando ho visto di nuovo lo stand dei prodotti e ho visto questo nuovo mascara, ho detto ok, proviamo a dare un'altra possibilità ai mascara della Shein. L'ho acquistato e l'ho provato. Ragazze, è per me terrificante, a me non piace proprio, neanche questo. Trovo che non faccia nessuna delle cose di cui dice, praticamente volume, curva alle labbra, secondo me non lo fa assolutamente. Prima di tutto ha uno scovolino, secondo me gigantesco, cioè vi faccio vedere un poco le dimensioni effettive, e secondo me gigantesco non mi piace, perché quando stendo il mascara sulle ciglia, non solo, nonostante io stia attenta ad avere tutte le accortezze del caso, diciamo la palpebra alzata, guardare la testa in su, guardare in basso, mi sporco sempre la palpebra. Ed è già una di quelle cose che io odio nei mascara. Voi sapete che chi mi segue sa che è uno dei prodotti miei preferiti in assoluto il mascara, uno dei prodotti di make-up che non può mancare. Ma questo proprio non mi piace. Prima di tutto, appunto, ha uno scovolino troppo grande. Trovo che la consistenza sia troppo pastosa, cioè già dallo scovolino si vedono questi grumetti. Io non so se voi lo vedete. Lo trovo veramente brutto. Ha un odore che odio, odio proprio. Mi ricorda un po' i prodotti scaduti, quando i prodotti di make-up scadono, e lo trovo una cosa odiosa. Perché poi io continuo a sentirla durante tutto il giorno. Ah, vi dico che questo qui è 12 ml, durerebbe 6 mesi dall'apertura e costa mediamente, io adesso non ricordo se l'ho pagato intorno ai 3 euro, penso intorno ai 3 euro, comunque proprio soldi buttati. Certo, uno dice per 3 euro, ma gli altri prodotti della Shein sono ottimi, secondo me. Comunque, buoni, ottimi, forse è troppo, comunque sono buoni. E questo qui, tra l'altro, quando lo applicate vi dà quell'effetto grumi, tutte le ciglia si attaccano, poi cola, dopo un po' che lo tenete vi trovate l'effetto panda sotto gli occhi, mentre lo stendete vi cadono, cioè veramente terrificante, cioè veramente brutto, cioè io se l'ho messo, ho provato ad indossarlo proprio per fare una recensione, insomma, fatta bene. Ho lo stesso il primo giorno, dopo 2 ore l'ho dovuto togliere. Già non mi piaceva l'effetto per i motivi che vi ho detto prima. L'ho provato un'altra volta e idem. Ho provato un altro giorno, ho provato a tenerlo tutto il giorno andando a tamponare, a pulire ogni tanto il contorno occhi che si era sporcato. E cioè, ragazzi, veramente secondo me è uno di quei prodotti pessimi. Cioè, proprio veramente se vi trovate alla Lidl e trovate i prodotti della Shein, il mio consiglio è non prendete questo, non lo prendete perché secondo me è terrificante, veramente brutto. Quindi, bocciatissimo, proprio bocciatissimo. Niente ragazze, io spero che questa recensione vi sia stata utile. Per qualsiasi cosa sapete già a disposizione, mettetemi un commento, lasciate un commento se vi è piaciuta la recensione o se comunque avete qualcosa da chiedermi. Pollicino in su se avete trovato questa recensione utile e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ragazzi, vi mando un bacio e alla prossima recensione. Ciao!